E allora, signore e signori, con un'ambientazione, una scenografia completamente diversa, con il piacere di vedervi e di vederci tutti quanti, sia in faccia che negli occhi, io tutti quanti voi do il ben trovato a questo nuovo appuntamento, a questo nuovo evento TV City di Oltre la Storia, edito dalla nostra rubrica che ormai da 3 anni posso dire che ha raggiunto dei risultati davvero eccezionali, con milioni di visualizzazioni sull'intero territorio nazionale e anche extraconfini. È un risultato che ci gratifica tantissimo per il lavoro di redazione e di squadra. Ci vedete ora direttamente di persona, Ciro Gaglione, Edoardo Orma, Salvatore Perillo, siamo la squadra che insomma sentite e vedete dagli schermi, un lavoro continuato e costante nel corso di 3 anni, grazie al quale oggi arriviamo con questo secondo appuntamento con gli autori direttamente dal vivo. Ed ospitiamo un grande amico, ospitiamo non lo chiamiamo più ospite, ma lo chiamiamo davvero amico, lo abbiamo ascoltato diverse volte, ha inaugurato dal video la 6ª stagione di TV City quest'anno, perché abbiamo aperto direttamente con lui, direttamente da Torino, qui a Torre del Greco. Questa sera, tra poco, ascolteremo l'ingegnere Massimiliano Caranzano, ma per tutti quanti noi, Max Caranzano. Io vorrei un applauso per Max. Vorrei ringraziare innanzitutto gli amici di TV City e sottolineo amici perché siamo veramente diventati, diciamo, quasi confidenti di queste fantasie o forse verità nascoste di cui parleremo oggi. E poi ringrazio anche chiaramente l'amministrazione di Torre del Greco per mettere a disposizione una location come questa, perché credetemi che l'abito fa il monaco, non è vero che l'abito non fa il monaco. Quindi aiuta sicuramente chi parla e chi deve raccontarvi un po' di cose. Bene. La storia, per come la conosciamo noi, è quella che ci hanno insegnato. Cioè noi la impariamo sui libri di scuola, la storia, no? La impariamo fin da piccoli, poi ce la ripetono nei vari cicli scolastici e ci ripetono sempre le stesse cose. Ebbene, io guardando questi libri fin da ragazzino ho sempre trovato delle cose che, come si può dire, non mi tornavano, no? Sono quelle cose che tu dici, ma vabbè, ma a me questa spiegazione non è che mi torna, o peggio ancora, perché lì forse si vedeva già l'anima dell'ingegnere, mi diceva una cosa e quando guardavo sul campo, sul terreno, ne vedevo un'altra. E dicevo, e com'è questa storia? Cioè, non funziona. Quando mi hanno invitato per la prima volta alla trasmissione di TV City come ospite e ho letto il titolo La storia oltre la storia, ho detto, ma cioè, questo titolo mi dice già tutto a me, no? Perché la storia oltre la storia ti dà già un'informazione fondamentale, che c'è più di una storia. E secondo me è azzeccatissimo, perché ti dà anche un'idea che ci sia una storia alternativa nascosta oltre la storia. E non poteva sposare in maniera migliore quelle che sono i miei pensieri. Ma non sono i miei pensieri, perché questo comincia già a essere parte di quella storia nascosta. In realtà sono i pensieri di tantissimi personaggi che prima di noi hanno posto attenzione a queste cose che non tornano nella storia e si sono fatti un'idea alternativa. E sono tantissime e vanno indietro tantissimo nel passato. Io menziono sempre Honoré de Balzac, che scrittore, storico, drammaturgo, un personaggio eclettico, sicuramente uno che studiava e che leggeva, quindi una persona di cultura, non l'ha mandato a dire, cioè è andato giù bello secco e bello dritto, perché lui affermava che vi sono due storie, cioè una storia ufficiale, quella del libro di scuola, e quella storia la chiama menzognera, quindi lui vi sta già dicendo quella storia, non tutta, ma comunque è piena di punti oscuri, o addirittura, insomma, lui ha messa giù pesante, è piena di menzogne, cioè di falsità. Ed è la storia che ci viene insegnata
ed è una storia ad usum Delfini. Ora, io da tecnicaccio che è diventato ingegnere, ovviamente ho evitato di fare il liceo, di studiare il latino, di studiare il greco, cosa di cui adesso mi pento, però adesso, allora ero affascinato dalle materie tecniche. Però questo termine, ad usum Delfini, che veniva usato in quel periodo, di origine veneziana, vuol dire qualcosa di molto preciso. È quando si manipola la verità a vantaggio di qualcuno. Quindi non ci sono dubbi interpretativi su quello che lui pensava. Lui dice che è una storia menzognera e ci viene insegnata, piena, diciamo, di manipolazioni, a vantaggio di qualcheduno. Interessante questo aspetto. Io, già che sono curioso, la prima domanda che mi faccio è: quali sono queste menzogne e chi è questo qualcheduno, no? Perché vorrei capirlo. Poi però lui diceva che ne esiste una segreta, quindi dice, cioè, che si conosce la vera storia, non è che non si conosca, è solo che viene mantenuta segreta, quindi è conosciuta da pochi questa vera storia. E in questa vera storia si trovano le cause degli avvenimenti. Cosa ci vuol dire con questo "si trovano le cause degli avvenimenti"? Ci vuol dire che mentre se tu leggi la storia accademica e poi guardi la realtà fuori, non ti torna mai niente, perché non torna mai niente, no? Cioè, quando ti dicono che è un caso che le piramidi ci siano in Sud America, ci siano in Egitto e ci siano in Cina, no? È perché qualcuno una volta mi disse: ma perché la piramide è la forma più naturale che ti può venire in mente. Quando sei un bambino e vai a giocare sulla spiaggia, cosa fai? Le piramidi. Io ho detto: sarò stato un bambino strano, perché io le piramidi non le ho mai fatte, voglio dire. Io a queste coincidenze ci credo molto poco. E invece questa storia segreta, ci dice Honoré de Balzac, spiega molto bene quelle che invece all'apparenza sembrano essere delle incongruenze. Ed è questo è proprio il mio approccio, ed è l'approccio scientifico. L'approccio scientifico deve essere di mente aperta, e che guarda oggettivamente ai fatti e, partendo dai fatti, li unisce insieme e formula una teoria che poi, se verificata da prove successive, è la migliore verità, la miglior spiegazione, ma non è necessariamente la verità o la scienza, è la migliore in quel momento. Se poi escono delle nuove prove dopo 100 anni, perché la tecnologia si sviluppa, la scienza si sviluppa, che la confutano, si cambia. Cioè, la capacità di cambiare una teoria, di accettare il cambiamento, è parte del metodo scientifico. Quindi chi non lo vuole accettare dice: no, ma la scienza dice, è quanto di più antiscientifico ci possa essere. Quindi tutto questo è stato meravigliosamente sintetizzato da Honoré de Balzac in poche parole. Io non potevo che trovare un miglior modo di esprimere quello che è il mio modo di pensare. Ora, io non so cosa Abraham Lincoln pensasse quando coniò questa frase, però anche in questa frase mi ci ritrovo davvero tantissimo. Quindi questa storia segreta di cui ci parla Honoré de Balzac non si può tenerla segreta per sempre, no? Se faccio la parafrasi delle parole di Abraham Lincoln, si possono beffare tutte le persone per alcuni periodi di tempo, per qualche mese, per qualche anno, o se ne possono beffare alcune per lunghissimi periodi di tempo, per esempio 2000 anni, e ogni riferimento è tutt'altro che casuale. Ma non si possono beffare tutte le persone per sempre. Prima o poi, come si dice anche a livello popolare, la verità viene a galla. E questa è la mia passione. La mia passione è provare a cercarla, quella storia segreta di cui ci parla Honoré de Balzac. E ho ritrovato in questa ricerca, nel titolo che gli amici di TV City hanno dato così brillantemente alla loro trasmissione, come si dice, un match, quindi un... traducetelo voi, perché io ormai, a forza di parlare inglese, non riesco più a trovare le parole in italiano. Perfetto, davvero perfetto. Che poi dopo è ovviamente stato condito dai rapporti personali, però è partito subito bene, perché quel titolo, ho detto: ma questa è la mia trasmissione, prenoto subito le prossime 5 stagioni. Bene, questo è quello che faccio oggi con voi. Facciamo una passeggiata insieme nella storia accademica,
e vediamo perché questa storia accademica ha le fondamenta di sabbia. Cosa vuol dire le fondamenta di sabbia? Vuol dire che quelle che in teoria dovrebbero essere le solide evidenze che tramite il metodo scientifico hanno portato a formulare quella versione della storia, in realtà sono tutt'altro che solide, spesso sono puramente inventate, non sono neanche delle evidenze. E poi possiamo provare insieme a vedere quale potrebbe essere una formulazione alternativa, un po' più aderente al metodo scientifico, che non ha la pretesa di essere la verità, però, come dice Balzac, spiega molto meglio gli accadimenti di quello che invece fa la versione ufficiale della storia. Quindi questo è quello che facciamo insieme nelle prossime 6-7 ore, insomma, quello che staremo insieme questa sera. Ora, adesso Ciro, sono stato bravissimo perché sarò stato almeno 4 minuti seduto. Mi sentite lo stesso? Dai, io non ce la faccio a star seduto, tanto ve lo dico. Questa è la nostra storia, diciamo, sintetizzata sulla linea del tempo. È molto semplice la nostra storia. Quella che c'è in quel libro di storia che vi ho messo all'inizio è veramente semplice. Quando inizia la nostra storia? La nostra storia inizia col passaggio dal paleolitico al neolitico. Perché dico quello? Perché è lì che abbiamo cominciato a documentarla la nostra storia. Ok? Prima era mera sopravvivenza. Quindi col passaggio dal paleolitico, quindi con l'uscita dalle caverne, tanto per capirsi, abbiamo cominciato in qualche maniera facendo dei graffiti sulle grotte, cominciando a sviluppare delle forme artistiche, musicali, pittoriche, eccetera, e poi dopo successivamente, ovviamente anche con la scrittura, abbiamo cominciato a scrivere la nostra storia. E quindi, giustamente, crediamo quel periodo di tempo di essere in grado di ricostruirlo in maniera molto precisa e molto dettagliata. Questa è la nostra storia. Quanto dura questa storia di cui noi siamo certi, accademicamente sicuri? Beh, l'uscita dal Paleolitico più o meno la datiamo intorno a 13, 12, 11 mila anni fa, no? Come facciamo a datarla? Beh, dai primi esempi di sviluppo civile, di una società civile, Gerico. Poi abbiamo visto che, insomma, si è spostato addirittura un pochettino più indietro, però da quelle parti andiamo a cadere. Stiamo parlando di un po' più, una manciata di migliaia di anni in più di 10.000 anni fa. Bene, già qua ci sono dei problemi. Cioè ci si potrebbe già fermare qua e ci sono già dei problemi serissimi qua, ma veramente serissimi, che andrebbero dibattuti a livello accademico. Cioè il ragazzino curioso che legge quella pagina del libro con mente aperta, alza la mano e dice: professoressa, scusi, c'ho una domanda. E lì si infrangono tutti i castelli di sabbia. Qual è questa domanda? Beh, la domanda è questa, che la professoressa di scienze, l'ora prima di storia, gli ha detto che l'Homo sapiens, quindi noi, siamo apparsi 300.000 anni fa. E gli ha detto un'altra cosa, gli ha detto che quell'Homo sapiens, come gioco sempre io, era Neil Armstrong, cioè non era un rude Homo sapiens che aveva delle capacità cerebrali o fisiche inferiori alle nostre, per cui poi piano piano è arrivato all'Homo sapiens di oggi, che ha le capacità cerebrali e fisiche di costruire la scienza e la storia che noi conosciamo. No, no, era uguale, identico a noi. E per quello che il ragazzino curioso alza la mano e dice alla professoressa di storia: lei si deve mettere d'accordo con quella di scienze, perché uno dei due mi sta dicendo qualcosa che non va. Lo vedete anche voi cosa c'è che non va. Mi dovete spiegare come abbiamo fatto a uscire dalle caverne 11.000 anni fa e a volare nello spazio. All'inizio dicevo a volare sulla Luna, poi a forza di dover dare spiegazioni ho capito che è meglio dire volare nello spazio. Nello spazio siamo andati, siete tutti convinti. Okay? Quindi siamo usciti dalle caverne 11.000 anni fa e siamo volati nello spazio un anno dopo che sono nato io. Quindi nell'arco di 10.000 anni dalle caverne allo spazio. E siamo apparsi 300.000 anni fa. E negli altri 290.000 anni che cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto 290.000 anni su questo pianeta?
Abbiamo giocato a tirarci i sassolini, a inseguire i conigli per arrivare miseramente a 30-40 anni di vita e morire poi di freddo. Capite che è incoerente già una visione così. È anche poco coerente che nel giro di così poco noi siamo passati dalle caverne allo spazio. Quindi ce ne sono almeno due di incoerenze in quella linea temporale ufficiale che ci fanno vedere. Una è 290.000 anni di buco in cui noi a malapena abbiamo imparato ad accendere un fuoco, nonostante che fossimo intelligenti quanto era Neil Armstrong. E poi l'altra di incoerenza è quella di questo sviluppo acceleratissimo nell'arco di 10 anni. In realtà vi farò vedere che anche, diciamo, questi ultimi anni, questi ultimi millenni, che sono corredati di documentazione scritta, artistica, archeologica, eccetera, sono pieni di contraddizioni. Pieni di contraddizioni. Quindi neanche da quando abbiamo cominciato a scrivere siamo riusciti a ricostruire in maniera coerente la nostra storia. Vedete che si parte dall'inizio. Pochi giorni fa siamo tornati da un posto bellissimo dove vi consiglio di andare, che è Malta. Abbiamo organizzato il primo tour, Io sono stato trascinato a fare da Cicerone, hanno organizzato i miei collaboratori, il primo tour a Malta. A Malta, che è qua vicino, è uno di quei posti dove, aprendo gli occhi, tutto quello che ho detto fino adesso vi esplode letteralmente in faccia, cioè non si può non vedere, veramente. Ed è fantastica questa cosa, bellissima. Io era la prima volta che ci andavo e sono tornato entusiasta. Vi faccio vedere una cosa che, mangiando con Edoardo mi ha tirato fuori mentre mangiavamo, dicevo: ma sai che c'ho le slide su questa cosa qua? Manco ci fossimo messi d'accordo, per quello che dico che ormai è una relazione, è un entanglement fisico quello che ho con il team di TV City. Questa è la ricostruzione del NOAA, l'Istituto Oceanografico Americano, che sono piuttosto tosti, quindi fanno delle ricerche decisamente ricche, perché hanno tanti fondi. È una ricostruzione di quella che era la linea costiera nostra, dell'Italia, circa 13.000 anni fa. Poi vi dirò perché 13.000 anni fa. Vedete molto bene che Malta, che insomma sta qua oggi, vabbè, non si riesce a vedere, comunque Malta sta qua, no? Era fondamentalmente un pezzo della Sicilia, era collegata da un lunghissimo promontorio alla Sicilia. Quel promontorio si vede ancora molto bene, perché quando si va a prendere una mappa batimetrica dei fondali, quindi vuol dire una mappa che vi fa vedere la profondità del mare, quindi riesce ad andare a guardare sotto le onde e vi dice quanto è profondo il fondale, si vede molto bene che dall'isola di Malta andare al sud della Sicilia, più o meno, diciamo, la città più grossa che ce l'ha è Siracusa, poi credo ci sia Pozzallo e un altro paio di posticini lì, ci dovrò andare perché anche lì ci sono delle cose molto interessanti. C'è una profondità di circa 120 metri. Ora vi prego di ricordare due numeri che vi ho detto adesso, 13.000 anni fa e 120 metri, perché i numeri, soprattutto quando sei ingegnere, sono delle cose che contano, perché la matematica non è che si possa discutere, i numeri sono numeri. E si vede molto bene quel pezzo di promontorio, lo vedete? Si vede molto bene anche perché separa dalla scarpata, quindi la parte in colore più scuro, che sta a oriente, che è il bacino mediterraneo orientale, quindi che è molto più profondo. Quindi questa penisola stava proprio su una specie di linea costiera e poi il mare diventava estremamente profondo nella parte meridionale. 13.000 anni fa il Mediterraneo era quasi diviso in due mari diversi, c'era soltanto un canale che univa il Mediterraneo occidentale dal Mediterraneo orientale. Praticamente la Sicilia era unita quasi all'Africa, si poteva attraversare probabilmente aggrappati a un tronco di legno. Bene, se guardiamo questa mappa batimetrica e si fa un po' di zoom, si comincia a vedere qualcosa che all'occhio sembra strano. Cosa sembra strano? Cos'è che vedete qua di strano? Eh beh, che io sappia, la natura raramente fa degli angoli retti, delle linee parallele,
o disegna dei parallelepipedi o fa cose di questo genere. Cioè, quando l'occhio, non per carità di un oceanografo o di un geologo, ma l'occhio di un curioso con la mente aperta, vede una roba del genere, dice: quella roba è artificiale. E questo basta a demolire tutta la storia di cui abbiamo parlato fino adesso. Perché? Ma ve lo dico subito perché. Uno, perché sta a 120 metri sotto il livello del mare. Quindi sappiamo la datazione di quella cosa lì. Vuol dire che ha almeno 13.000 anni la mappa dell'Istituto Oceanografico americano che vi ho fatto vedere. Quindi chi ha fatto quella cosa lì, e non sto neanche dicendo cosa sia, sto solo dicendo è evidente che è artificiale, l'ha fatta almeno 13.000 anni fa, perché o l'ha fatta sott'acqua, che peggiorerebbe soltanto la questione, o se prendiamo l'ipotesi più verosimile, che l'ha fatta quando quella terra era fuori dall'acqua, noi lo sappiamo quando quella terra era fuori dall'acqua, 13.000 anni fa. Oh, professoressa, mi ha appena detto che 13.000 anni fa noi inseguivamo i conigli a morsi vivendo in una caverna umida. E chi è che ha fatto questa cosa in prossimità della linea costiera 13.000 anni fa? Soprattutto considerando che questa cosa è lunga 19 chilometri. Allora, facciamo finta che sia un porto o una fortezza affacciata sul mare, come potrebbe essere oggi Torre del Greco, ma 13.000 anni fa? Trovatemene una oggi, che siamo moderni, siamo così sviluppati, che è grossa 19 chilometri. La linea costiera di Torre del Greco è 8 chilometri, vero? Quindi ce ne vogliono 2,5 per fare quell'affare lì. Questo qua è, andateci, EmoDNet Map Viewer, questa è una mappa batimetrica accademica della comunità europea, per cui non è una mia fantasia. Ci andate, cercate EmoDNet e la vedete. Quindi questa cosa ha già demolito tutta la storia e la narrativa, perché stiamo dicendo che c'era qualcheduno che almeno 13.000 anni fa, per qualche strano motivo, aveva costruito un porto, una fortezza lungo la costa, che avrebbe anche senso, di 19 chilometri, quindi di sicuro non era un Neanderthal che cacciava i conigli e aveva messo due sassi uno dietro l'altro per attaccarci il tronco su cui navigava, diciamo, lungo le acque costiere. Era un qualcosa di molto più complesso. Guardate quanto ci è voluto a demolire tutto quello che c'è scritto nella prima pagina di un libro di storia. Uno poi dice, vabbè, ma... sì, ma è da verificare, vediamo. Verifichiamolo. Come si fa a verificare? Come si fa a verificare su un... Io faccio sempre questo esempio, no? Sulla scena del crimine, come fanno i carabinieri a fare le analisi, no? Cercano degli indizi. Attenzione, si cercano gli indizi, non così. Si cercano così. Questo è il mio approccio multidisciplinare. Cioè, non li cerco perché è una struttura sott'acqua, li cerco solo da oceanografo. Li cerco da ingegnere, da oceanografo, da geologo, da astronomo, da egittologo, da genetista, da storico, da tutto quello che... Qualunque indizio che trovo, il DNA, le telefonate, la carta di credito, i capelli, le impronte digitali, cioè si fa come si fa. E allora facciamolo. E uno si va a leggere due testi, cosa che quasi mai si fa. Due testi scritti da noi, da chi magari quando li ha scritti era considerato l'illustre storico del periodo. Adesso un po' meno illustre perché quello che diceva tende a scoperchiare dei pentolori. La stessa tradizione mitologica ci parla di un tempo in cui la Sicilia e il continente erano uniti. Giustino dice che il promontorio prossimo all'Italia si chiama Rigion perché i greci così chiamavano le coste spezzate. Comincia a ventilare un messaggio che c'è stato qualche cosa che ha cambiato pesantemente la geologia della zona. Sta parlando della Sicilia, quindi stiamo parlando di quella zona. Il mito dello spaventevole cataclisma. Quindi c'è stato uno spaventevole cataclisma da quelle parti. E chi è che lo dice? Ovidio. Ma Ovidio è quello che la prof di storia mi dice che era uno storico, cioè bisogna credere a quello che diceva. Sì, però bisogna credere a tutto meno le pagine dove ci sono quelle cose che non vanno bene.
perché sennò il ragazzino, quello sveglio dall'ultima fila, alza la mano e dice, professoressa, ma com'è? Quindi quella pagina probabilmente non la trovi nel libro, non ce l'hanno messa, Honoré de Balzac. Ovidio nella Metamorfosi afferma che un tempo Zancle, Messina, fu unita all'Italia e Silio Italico dice che la Sicilia, una volta parte della Usonia, ora ne è separata, da che fu assalita dal furore dei venti e delle onde e colpita dal tridente di Nettuno. Ah, quindi non è stato l'Etna o il Vesuvio, è stato il furore delle onde e il tridente di Nettuno. Quindi cominciamo a avere degli indizi, è stato un cataclisma di acqua, di mare. Magari è stato scatenato, che ne so, da un evento vulcanico, però è strano, perché ci direbbero dall'esplosione della montagna di fuoco, no, ci dicono da un cataclisma di onde, ce lo dicono, ce lo scrivono. Già la Trinacria fu parte dell'Italia, ma il mare e le tempeste ruppero questa unione. Interessante. Quindi ci sono scritte delle cose, ci sono queste evidenze per chi le vuole andare a cercare e chi le vuole leggere. Mi sono spostato un pochettino un po' più a oriente, o se volete a occidente, basta fare il giro, perché la terra, qui lo dico e lo confermo, è rotonda. Non sferica, ok? Però volgarmente possiamo dircelo che è rotonda, cioè se continuo a camminare, a nuotare, alla fine ritorno dove ero partito. Qui siamo nel bel mezzo. Non siamo ancora nel mezzo, però siamo, diciamo, parecchio al largo nell'Oceano Pacifico. Siamo in un isolotto particolare, si chiama Nan Madol, questo isolotto. Già guardandolo dall'alto c'è qualcosa di strano. Che cosa c'è di strano che colpisce quelli un po' curiosi? È la stessa cosa che ho detto prima, che la natura, gli angoli retti, le linee troppo dritte, cioè quando vedete queste cose... c'è qualche cosina che non va, e si vede già lì che ci sono delle robe che sono un po' poco naturali. Infatti quando uno ci va a dare un'occhiata vede qualcosa di decisamente poco naturale per un isolotto nel mezzo del Pacifico. Ve lo faccio vedere un po' più bene da vicino. Che cos'era questa? Non lo so, una fortezza? Quello che volete, ma quello che a me interessa è il tipo di costruzione che troviamo in un posto del genere. Vedete? È una costruzione che non è che la fai proprio così agevolmente, manco se sei qua a Torre del Greco, per cui chiami una gru e dici comincio a impilare questi bestioni di monoliti, di roccia basaltica, che vi preannuncio essere roccia basaltica, quindi qua ce l'abbiamo anche, queste colate laviche sono fatte esattamente dello stesso materiale. Ma non penso che se si mettono Edoardo, Ciro e Salvatore e li tirano su col paranchino fanno queste cose qua, perché sono imponenti queste cose. Imponenti. Stiamo parlando di muraglioni alti 15 metri, con delle rocce che ad occhio, ve lo dico io ad occhio, alcune saranno 10, 15, 20, forse 30 tonnellate l'una, nel mezzo del Pacifico. Ora vi dico un altro dettaglio, quelle rocce non arrivano da quell'isola, arrivano da un'isola a fianco. E come ce le hanno portate? Con la canoa? Cioè, ve li vedete gli abitanti? Già, voglio dire, uno se vede un abitante che cerca di caricare un blocco da 15 tonnellate su una canoa che sta a galla con le noci di cocco, già lo prende da parte e gli dice cosa hai fumato? Perché hai fumato qualche cosa che ti ha fatto male. Guardate l'architettura di quest'isola, si capisce l'imponenza. Questa è un'architettura megalitica, non ci sono dubbi, ma in un ambiente assurdo, su un isolotto isolato nel mezzo della distesa dell'Oceano Pacifico. È chiaramente un qualche cosa che aveva, diciamo, uno scopo, perché lo si capisce dai dettagli, questo è un ingresso, è una finestra. Questi sono i blocchi con cui è fatta, che sono blocchi assolutamente naturali, non c'è nulla di innaturale in quei blocchi. Si chiamano estrusioni basaltiche e vengono, diciamo, sparate fuori in zone vulcaniche e sono tipicamente, formano delle strutture che sembrano, geometriche, ma in realtà sono naturali.
con una piccola differenza, sono verticali, cioè escono verticalmente, non escono orizzontalmente dal terreno, quindi qualcuno le ha prese, e una seconda differenza, qualcuno le ha pure tagliate, perché avete visto che sono tutte più o meno della stessa lunghezza. Quindi qualcuno ha preso quelle robe lì, su un'isola da un'altra parte, le ha portate su quell'isola, si è messo lì, le ha tagliate e poi le ha tirate su e le ha impilate e ha fatto la fortezza che vedete. Ma, insomma, qua vi rendete anche un pochettino conto, no? Cioè, chiunque abbia visto fare un pontile con una draga e cose del genere si renderà conto di quanto ci vuole per buttare due scogli alla bella meglio, per fare questa cosa qua. Vi faccio notare che è l'intera isola che è fatta così, c'è proprio la piattaforma, non è che è solo il pezzo che c'è sopra, con tanto di canali in mezzo. Questa è una sorta di Venezia megalitica nel mezzo dell'Oceano Pacifico. E chiaramente aveva uno scopo, perché si vede molto bene quello che potrebbe essere in questo caso un approdo per le barche, no? Quindi era una costruzione fatta da una civiltà evoluta, siete d'accordo? Cioè, non l'hanno fatta per difendersi dagli orsi bruni, che non ci sono. O magari ci sono le zanzare grosse, non lo so io, lì nell'Oceano Pacifico che animali ci possono essere. Si vedono chiari segni di civiltà ovunque. Ora, qual è il problema? Insomma, penso che un'ideina di quale sia il problema ve la siete già fatta. La domanda potrebbe essere, almeno quando l'hanno fatta? Già chi sarebbe interessante, ma quando l'hanno fatta questa cosa? Quando hanno fatto le riprese con il LiDAR. Il LiDAR è una tecnologia fantastica, ormai disponibile a costo nullo. È un laser caricato su un drone. Questo laser continua a lanciare un raggio laser che rimbalza sul terreno e gli permette di misurare esattamente l'altitudine del terreno con uno scarto di pochi centimetri. Siccome il raggio laser si infila in mezzo alle foglie, passa ovunque, buca l'acqua e tutto, è una tecnologia fantastica. Per esempio, ha permesso agli studiosi di togliere il manto boschivo dell'Amazzonia e guardare quello che c'è sotto e scoprire l'ira di Dio di città antiche, dimenticate, che se no non riuscivamo a vedere per il fogliame. In questo caso è stata applicata a Nanbadol e quello che si vede al di sotto della linea blu è che questa città continua sott'acqua. E questo ci dà di nuovo un'altra indicazione. Se questa città continua sott'acqua, o questa fortezza, chiamatela come volete, non mi interessa, continua sott'acqua, vuol dire che è vecchia di migliaia di anni. Ora, non si può, come nel caso di quella di Malta, dire almeno 13.000 anni, ma si può chiaramente dire almeno migliaia di anni, e ve lo farò vedere prima, perché noi sappiamo quando il mare è arrivato più o meno ai livelli attuali. E non è successo 1000 o 2000 anni fa. È successo 8, 9, 10.000 anni fa. Quindi stiamo di nuovo dicendo la stessa cosa. Quindi non è che c'era solo una civiltà avanzata in Italia che ha fatto quella cosa lì. Sembra che ce ne fosse una anche in questo isolotto sperduto nel mezzo del Pacifico. Ora vi porto in un altro posto interessante. Andiamo a Giava. In questo momento. Perché andiamo a Giava? È perché a Giava c'è un indizio che si collega molto bene a Nanbadol, che sta un po' distante nel mezzo del Pacifico. C'è una collina, si chiama Gunung Padang. Se trovate il disegno di una piramide su Google, non leggete quell'articolo, perché non c'è nessuna piramide che si vede a Gunung Padang. Questa è l'immagine di Google di Gunung Padang. È una collina che, se tu non lo sai, dici, beh, che c'è? Da tempo immemorabile la cima di questa collina è l'obiettivo del pellegrinaggio delle popolazioni locali come un luogo sacro. E quello che si vede sulla cima di questa collina dovrebbe, adesso che vi ho fatto vedere Nanbadol, far alzare quella bandierina o squillare quella campanellina, perché ditemi voi se non è lo stesso tipo di scenario che abbiamo visto di là. Ed è chiaramente artificiale anche questo. Da dove si vede che è artificiale? Perché qualcuno ci ha anche provato a dirci che non era naturale. Da dove si vede? Sempre dalla stessa logica del ragazzino dell'elementare che alza la mano. Lo vedete il quadrato là dietro fatto con queste cose? È tutto
un angolo retto, una linea, un muraglione, eccetera, chiaramente non è naturale. E soprattutto, come diceva lei, questi blocchi non sono mai verticali, sono sempre in orizzontale. Guardate, qua si vede molto, molto bene. Quando un geologo locale, Daniel Hillman, si è recato in questa zona, ha notato qualche cosa di molto particolare. Ha notato che non è solo la cima della collina a presentare questi segni particolari, ma in realtà è tutta la prima parte della collina che presenta quelle che io sono ligure, sarebbero le fascette dove poi ci pianti gli ulivi e ci coltivi l'oliva. No? Quando il terreno è troppo scosceso, fai tutti questi muraglioni in modo da livellarlo e recuperare del terreno utile. E Nammadolo, tutta la cima è fatta così. Chiaramente, essendo coperta di vegetazione, è poco visibile la cosa. Ma questa è una ricostruzione di quella che potrebbe essere Nammadol se la spogliassimo di tutta la sua vegetazione. Qui si vede molto bene quello che ha colpito la curiosità di questo geologo, Daniel Hillman. Proprio il fatto che ha visto gli stessi muri di Nammadol, fra l'altro, orizzontali, ha detto questi chiaramente sono un'opera artificiale. Dio, non è che ci voleva un geologo a capirlo, no? Cioè, bastava uno che... E sono una costruzione, direi, imponente. Questo è soltanto uno dei vari livelli che ci sono. Immaginatevi cosa vuol dire portare questi blocchi enormi, tagliarli, fra l'altro tutti uguali, portarli in cima, impilarli, realizzare le muraglione, riempire la parte di... Cioè, un lavoro immane, immane. Quando Danny Hillman ha usato tutte le moderne tecnologie, mica nulla di fantasmagorico, per capire cosa c'era lì sotto, o perlomeno dire fammi vedere, cioè se hanno fatto tutto sto pasticcio, vuoi mica che ci sarà un buon motivo? Tac, che ha scoperto immediatamente tre camere, almeno tre camere nascoste, sotto questa struttura, collegate da vari tunnel. Come l'ha scoperto? Con strumenti che sono ormai anche alla nostra portata, georadar, misure di resistività, e in particolare ha fatto una misura che è stata quella devastante. Ha fatto un carotaggio, ha piantato un paletto, ha tirato su una carota profonda 30 metri e dentro quella carota, nei vari strati, è andato a guardare cosa c'era e ha trovato quelli che vengono definiti strati culturali. Il primo che ha trovato, credo fosse relativo a 5-6 mila anni fa, che comunque già è uno scrollone, perché devi andare a spiegare chi 6 mila anni fa faceva quella roba lì a Giava, ma la cosa più terribile è stato quello che ha trovato a 30 metri di profondità, perché a 30 metri di profondità ha trovato chiari segni di strutture artificiali, fra l'altro in legno, per cui databili al radiocarbonio. La datazione al radiocarbonio che è venuta fuori è 23.000 anni fa. Quindi quello che si può dire è che almeno gli strati più bassi, ma probabilmente anche tutto quello che c'è sopra, o perlomeno è un'ipotesi ragionevole, hanno 23.000 anni. Quindi qualcheduno 23.000 anni fa a Giava se ne andava in giro a creare delle montagne artificiali fatte con quei blocchi, con all'interno chissà quale struttura, perché chiaramente è stato immediatamente bloccato, perché ha detto che devastava il sito con i carotaggi, e non siamo più andati avanti. 23.000 anni fa. Che è poco coerente con quel famoso libro di storia di cui si parlava. Beh, se uno prova a trovare di nuovo degli altri indizi intorno, insomma, chiunque abbia fatto quella cosa lì doveva avere alle spalle una civiltà avanzata. Perché? Mettiamo anche che quella cosa l'abbiano fatta con le carriole e con le fune, eccetera. Ci avranno messo qualche generazione di uomini a lavorare lì, anche schiavi. Fate come volete voi. Questa gente doveva mangiare. Quindi vuol dire che c'era qualcuno che si occupava di cacciare e di procurare il cibo e qualcuno che si occupava di lavorare. Questa si chiama una società avanzata, evoluta e civile, dove ci si differenzia i compiti. Stiamo parlando di una società
avanzata, evoluta, civile, in grado di fare una cosa che anche noi oggi avremo qualche problemino a rifare, di 23.000 anni fa. Non torna per niente con quello che c'è scritto nei libri di scuola. Fra l'altro, per esistere una società del genere ci vuole un ambiente. Oggi Java non è che sia un ambiente, cioè se ci devi vivere te con Tarzan e un paio di persone, mangi dei cocchi, va tutto bene, ma se ci devi mantenere una popolazione in grado di far quell'affare lì, quindi qualche decina di migliaia di persone, eccetera, cioè ci vuole un ambiente che ti sostenga. E infatti quell'ambiente, appena siamo andati a guardare, è stato trovato. Perché Java, se vedete bene, i livelli dei fondali di tutta questa zona che sta Giava, Borneo, Thailandia, eccetera, sono molto bassi. Infatti, quando hanno fatto delle analisi, sono stati ritrovati tutti i segni dei fiumi, dei loro affluenti, ancora sul fondale del mare, che 13.000 anni fa era emerso. Quindi quella era una grande, enorme pianura fertile. Sapete benissimo che dove c'è una pianura fertile è facile, vedi la Mesopotamia, che si sviluppi una civiltà avanzata. Quindi, quando vi dice Honoré de Balzac che la storia, quella segreta, spiega molto bene tutti gli accadimenti, mentre quella accademica non spiega una cippa di niente, vi sta semplicemente dicendo queste cose che potete con estrema tranquillità e tanta curiosità verificare da soli. È bello quello che ha detto Danny Hillman, questo geologo, no? Ci ha spiegato molto bene quello che pensa l'Accademia Classica di queste cose. Dice, è più vecchia di 9.000 anni e potrebbe averne più di 20.000, quindi ci ha lasciato un potrebbe, che è corretto, perché vi dicevo sempre che è una teoria la deduzione del metodo scientifico, non è mai la verità assoluta. È un caso evidente, ma non semplice. Perché è un caso non semplice? Siamo in conflitto contro le credenze del mondo intero. Infatti non ha mai più potuto lavorarci a Gunung Padang. Ce ne sono tanti. No, questa, scusate, questa qua non la dovevo mettere. Scusate, è stato un errore. Ce ne sono tante di. Ce ne sono tante di queste cose. Ve ne faccio vedere ancora qualcuno, perché idealmente sto facendo un tragitto verso Oriente. E a me piace i puntini unirli fino in fondo. Andiamo ancora un po' più in mezzo all'Oceano Pacifico. Siamo alle Isole Marchesi, che sono delle isole della Polinesia Francese. Nelle isole della Polinesia Francese ci sono dei muri poligonali o comunque delle strutture megalitiche, anche quelle molto difficili da spiegare. Qui introduco un altro paio di aspetti che a me piacciono molto, sono quelli dei miti, no? Un mito delle Isole Marchesi dice che 7 principi delle Isole Marchesi fuggirono dalle Isole Marchesi in direzione dell'Isola di Pasqua. Ora, fuggirono, si fa svelta a dirlo, un po' meno alla svelta a farlo quando vivi su una punta di spillo circondata da decine di migliaia di miglia di oceano aperto. L'altro mito interessante è quello del mana. Il mana è uno spirito che possedevano gli antichi saggi, in grado di far lievitare le pietre. È una leggenda, eh? Però qualche cosa si può verificare. Facciamo un salto dove? All'Isola di Pasqua. E all'Isola di Pasqua cosa troviamo? I Moai. Ricordate i Moai dell'Isola di Pasqua? Ora, i Moai dell'Isola di Pasqua sono tutti orientati in un modo, tranne 7, che guardano da un'altra parte. E in che direzione guardano questi 7 Moai? 7? Verso le Isole Marchesi. Viene in mente qualche collegamento? Vuoi vedere che qualcuno davvero dalle Isole Marchesi è approdato all'Isola di Pasqua? Quando? Beh, la civiltà dei Moai, potrei perderci su o investirci, decidetelo voi, un paio d'ore, ma facilmente si dimostra che è una civiltà vecchia di migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di anni. E ve lo dimostro proprio geologicamente parlando. Le statue dei Moai è stato scoperto che sono moltissime, hanno il corpo e sono interrate. Quando hanno scavato e sono scesi anche di 10, di 14 metri per trovare la fine della statua, i sedimenti, analizzati dai geologi, si sono dimostrati essere sedimenti omogenei
che si sono, diciamo, accumulati da un punto di vista atmosferico. Stando quell'isola nel mezzo del nulla, per accumularsi 10 metri di sedimenti di polvere, cioè se vivi ai margini del deserto del Sahara, che si accumuli un metro di polvere all'anno ci sta anche. Se vivi nel mezzo del deserto del Sahara, da dove arriva sta polvere? Ci sono voluti migliaia e migliaia di anni. Ve ne do un altro di dato. Alcuni di questi Moai sono in basalto, tutti gli altri sono in roccia vulcanica. Su tutta l'isola di Pasqua non esiste basalto. Quindi un geologo ha ipotizzato, o ce l'hanno portate con i C-130, il che, lo ripeto, peggiorerebbe la versione accademica della storia, ha tirato fuori una spiegazione molto logica. Dice, ci sono le cave di basalto sull'isola di Pasqua, ma probabilmente dobbiamo guardare parecchie decine di metri sott'acqua, perché sono delle cave di basalto che una volta erano in superficie e adesso sono finite sott'acqua. Il che vuol dire che hanno almeno 10, 11, 12, 13 mila. Vedete che sempre lì andiamo a battere. Non dovevo parlare dell'isola di Pasqua. Io salto di disciplina in disciplina, perché è quello che verifica le cose. Non è che possono sbagliarsi tutti, i geologi, gli astronomi, gli oceanografi, eccetera. Questi sono i genetisti, voi dite i genetisti. Che c'entrano i genetisti su quello che abbiamo visto? Questo è Harvard. Cioè, non è Pizza e Fichi che ha tirato fuori una ricerca scientifica, diciamo, per farsi pubblicità. Harvard ha fatto una ricerca genetica sulle popolazioni, diciamo, del Sud America e della parte asiatica pacifica. E quello che è saltato fuori si vede molto bene graficamente. Dove vedete il pallino rosso o giallo, eccetera, vuol dire che hanno trovato una comunanza di DNA. Quindi vuol dire che quelli erano imparentati. Ok? Ora, cosa c'è di strano in questo grafico che vedete? Beh, la prima cosa strana è che sono rimasti sorpresi che le popolazioni dell'Amazzonia siano imparentate con quelle di Gunung Padang dell'Australia piuttosto che del sud-est asiatico. Già questa non se l'aspettavano. Ma ce n'è un'altra di molto strana. È il fatto che questa comunanza genetica non ci sia nel nord d'America. E da dove sono passati questi? Perché la storia ufficiale ci dice che mica hanno attraversato l'Oceano Pacifico. E dite la verità, che un'ideina che qualcheduno scorazzasse su e giù dal Pacifico vi è venuta. Ma la storia ufficiale ci dice che sono passate dallo stretto di Bering quando era chiuso e formava una lingua di terra che si chiamava Beringia. Ma capite bene che una migrazione di quel genere non è che sono partiti e sono arrivati dopo un mese e non si sono fermati. Cioè ci hanno messo secoli, millenni, e quindi hanno, fra virgolette, spalmato il loro DNA su tutte le popolazioni locali. No, perché non si trova quel DNA. Quindi non sono passati di lì, hanno fatto il tragitto diretto, che era il sospetto che c'era già venuto. Beh, a questo punto uno che ragiona con mente aperta dice, senti, il libro di scuola mettilo lì per un secondo. Facciamo un'ipotesi scientifica, cioè questi non volavano sugli UFO, però dovete ammettere che almeno dobbiamo ipotizzare che navigassero, che già demolisce la storia accademica, perché stiamo dicendo che qualcuno 13.000 anni fa navigava con la caravella, con quello che volete, sicuramente non su una zattera o su un tronco, perché non facevi quelle cose lì, su una nave, su un veliero, insomma, navigava per i mari e per gli oceani di questo mondo. Proviamo a vedere se questa cosa ha un senso. Pronti e via! Recentemente alcune ricerche hanno suggerito che i navigatori potrebbero aver raggiunto le isole del Mediterraneo anche prima del Neolitico. Ma dai! Non solo nelle isole vicine alla terraferma, ma anche in quelle più lontane come Creta. Ed è, insomma, una piccola crepa nel muro, no? L'Accademia che dice che prima del Neolitico, quindi nel Paleolitico, c'era qualcuno che se ne navigava in giro per il Mediterraneo e raggiungeva isole come Creta. Insomma, non è che ci arrivi aggrappato al tronco. Ci arrivi con un natante ingegnerizzato per navigare quantomeno nel Mediterraneo. Uno del Paleolitico? Beh,
vediamo se ci sono delle altre evidenze. Questo è Erodoto. Erodoto l'avrà questi testi formulati intorno al 400 a.C., perché lui è vissuto a cavallo del 400 a.C. Non so la data precisa, anche perché non è che lo sappiamo, però siamo lì. 400 a.C. L'Ecumene era il mondo conosciuto secondo le conoscenze di Erodoto. E questa è una rappresentazione di quel mondo conosciuto. È una rappresentazione moderna, però chiaramente leggendo gli scritti di Erodoto. Ora, gli scritti di Erodoto, io sono andato a prenderli e ve li menziono. Ve ne menziono un pezzetto che sono sicuro che anche quelli che hanno fatto il classico non hanno mai letto. E sono anche abbastanza convinto che c'è un motivo che non hanno mai letto. Vediamo se alla fine di questa lettura, di questo pezzo di Erodoto, vedete anche voi il motivo per cui noi non ve l'hanno mai fatto vedere. La Libia, oh, attenzione, la Libia non è la Libia di oggi. La Libia era l'Africa. Nella, diciamo, nella versione più dettagliata vedevano come Libia tutto il nord dell'Africa e come Etiopia il sud, ma diciamo che con Libia spesso e volentieri si intendeva tutta l'Africa. Bene, la Libia tutta intorno è chiaramente bagnata da acque, tranne la parte che confina con l'Asia. Torna tutto, no? L'Africa è tutta circondata da mari, tranne il pezzettino dove c'è Suez oggi, che si attacca con l'Asia. Egli, con egli si riferisce al faraone Neco, sta parlando delle dinastie egizie, quando smise di scavare il canale che andava dal Nilo al Golfo Arabico, e la datazione stimata di questa cosa, quindi del faraone Neco, è 596-594 avanti Cristo, mandò dei fenici con alcune navi, dando ordine che sulla via del ritorno navigassero attraverso le colonne d'Eracle fino a giungere al mare settentrionale, il Mediterraneo, e in tal modo in Egitto. Quindi non sono usciti dallo stretto di Gibilterra, sono entrati nello stretto di Gibilterra, nel mare settentrionale, il Mediterraneo, e hanno proseguito e sono arrivati in Egitto. Partiti dunque dal mare Eritreo, ce l'avete presente dov'è l'Eritrea? La professoressa di geografia aveva ragione, su questo ve l'ha fatto vedere. I fenici navigarono sul mare meridionale, quindi quello che sta sotto, mentre circumnavigavano la Libia. Adesso lo devo dire qua, zio cane, cioè ce l'ha scritto, non è un'interpretazione. Erodoto, ebbero il sole a destra. Dove sorge il sole? Al Giappone, no? Se c'hai il sole a destra, in che direzione stai andando? Ve la faccio vedere la direzione è questa. Questi hanno circumnavigato l'Africa nel 600 a.C. Provate ad andare a leggere sul libro di scuola quando, secondo la teoria ufficiale, noi abbiamo circumnavigato l'Africa. No, non è Magellano, Diaz, Vasco de Gama e Diaz, nel 1400, portoghesi. No, almeno il faraone Neco nel 600 a.C. E non è detto che fosse stato il primo. Qualcuno ha notato un altro piccolo dettaglio in questo pezzo di Erodoto che ho menzionato, che esce, dovrebbe far saltare sul bancone della professoressa di scienze. Non l'avete notato? E che canale stava scavando? Il canale di Suez. Oh, c'è scritto, non l'avete letto. Egli Neco, quando smise di scavare il canale che andava dal Nilo al Golfo Arabico, cioè sto faraone stava scavando il canale di Suez 600 anni avanti Cristo. È vero che avrà anche smesso, perché probabilmente non c'è riuscito, ma capite di cosa stiamo parlando. Vabbè, ora per fare sto viaggio qua, non è che l'hanno fatto con la zattera, con Kitik, no? Cioè l'hanno fatto con delle navi, i fenici. Guarda caso i fenici era gente che sapeva andare per mare. Ci sono degli altri, come si chiamano in italiano, delle pietre angolari, no? Pietre d'angolo, cornerstones.
della storia accademica. Qual è una? A proposito di naviganti. Cristoforo Colombo. Io sono ligure, per cui porca miseria. Cioè, Cristoforo Colombo. Quella è una svolta, è uno dei fondamenti della nostra storia. La nostra storia si divide tra prima del Paleolitico e dopo il Paleolitico, prima della scoperta dell'America e dopo della scoperta dell'America. E quando le abbiamo scoperte le Americhe? 1492. Quindi, prima del 1492, questa era una vaga idea del mondo che conoscevamo, in realtà ce ne mancavano un bel po' di pezzi. Dopo il 1492, con qualche annetto, Magellano e un po' di altra gente, è saltato fuori che ce ne mancava un pezzo bello grosso. Ora, senza fare una storia lunga, basta leggere due resoconti sul viaggio di Cristoforo Colombo per capire che c'è qualche cosa di devastantemente sballato. Io ve li butto lì, ma sono proprio 3-4 cose. Poi ci sono scrittori che ci hanno speso libri su queste cose, sono affascinantissimi, fra l'altro anche italiani, credo uno è Ruggeri. Parte il 3 agosto 1492 da Palos. Il 10 ottobre c'è un ammutinamento a bordo delle tre caravelle, cioè l'equipaggio minaccia di dare una pedata nel sedere a Pinzon, a Cristoforo Colombo e agli altri, buttarli a mare. Perché? Perché erano terrorizzati. Cioè, dopo mesi di navigazione verso l'ignoto, dicevano qui, ogni giorno che navighiamo in là è un giorno in più che ci tocca navigare per tornare a casa e portare a casa la pellaccia. E dicevano, questo folle di un genovese ci sta portando a morire. A quel punto Cristoforo Colombo cosa dice? Dice, se entro 3, massimo 4 giorni non troviamo la terraferma, facciamo quello che volete, giriamo tutto e torniamo indietro. Per uno che ha speso una vita per fare questa impresa è un'affermazione forte. Vuoi mica che sapesse qualcosa? Sapeva qualcosa. Pensate che lui falsificava i dati di navigazione. Quindi faceva vedere che le caravelle viaggiassero più lentamente di quanto in realtà viaggiavano, proprio per non spaventare l'equipaggio. Gli faceva vedere che avevano percorso meno miglia di quelle che loro avevano percorso. Lui e Pinzon, quello... Allora, Pinzon credo fosse sulla Pinta, non me lo ricordo più. Cristoforo Colombo era sulla Santa Maria, poi c'era la Nina ancora, no? Questa l'avete studiata tutti, dai, a scuola. La Nina, la Pinta e la Santa Maria. Si scambiavano una mappa, non sapevate che si scambiavano una mappa? Al punto che una volta Cristoforo Colombo si è incazzato perché gli ha detto «Oh, è 3 giorni che ce l'hai testa mappa, adesso me la ridai, che sono io il comandante della flotta, non te». C'aveva una mappa. Altro che gli Alisei, sì, naviga un po' di qui, un po' di là e arriva. C'aveva una mappa. Sarebbe anche interessante capire da dove arrivava quella mappa. Quella mappa è sparita nel 1895, era nelle mani sicuramente del governo spagnolo, perché la mise in mostra alle Colombiadi che vennero fatte nei Grandi Laghi in Canada nel 1895. Comunque, fatto sta che il 12 ottobre, con un grande colpo di fortuna, sono sbarcati a San Salvador. Quindi non era solo un bravo navigatore, era anche fortunato. È certo. Un altro piccolo dato interessante. Torna dalle Americhe e tutti sappiamo che Cristoforo Colombo era un italiano, un genovese, finanziato da chi? Chi è che l'aveva spedito, gli aveva dato le caravelle? I regnanti spagnoli, giusto? E infatti lui torna da questo viaggio fantastico in cui ha scoperto il Nuovo Mondo e da chi si reca per primo a fare un rapporto di questo viaggio? Dai regnanti portoghesi. Fatto il rapporto ai regnanti portoghesi, risalta a bordo non più della Santa Maria che andò perduta, saltò a bordo, credo, della Nina, la Pinta arrivò da sola, con Pinzon, che fra l'altro anche lui aveva fatto un ammutinamento perché se n'era andato per i cavoli suoi dalle parti di San Salvador. Comunque diciamo che alla fine si ritrovarono a Tarallucci Vini e arrivarono alla corte di Spagna e riferirono tutto. Perché passò prima dai sovrani di Lisbona? Ora, se volete saperne qualcosa più di Cristoforo Colombo, non dovete cercare il nome Cristoforo Colombo, che è palesemente uno pseudonimo.
Non parlava neanche italiano Cristoforo Colombo. Non parlava italiano. La casa di Genova è una roba che non si può sentire. Hanno preso una casa e hanno detto qui c'era Cristoforo Colombo. Chi l'ha detto? Cioè, come fai a dimostrarlo? Non c'è nessuna prova. Le prove parlano di altro. Provate a cercare Salvador Fernández Zarco, nato a Cuba, un paese in Portogallo. C'è un paese in Portogallo che si chiama Cuba. E tutti i villaggetti intorno a Cuba hanno i nomi delle isole caraibiche a cui ha dato il nome Cristoforo Colombo, che dovrebbe essere un bel indizio che forse proprio genovese non lo era, e ve lo dice un ligure. Ma bisogna essere onesti. Non è che posso dire che era ligure se non c'è nulla che ti fa capire che fosse ligure. Non parlava manco italiano, non è mai venuto in Italia Cristoforo Colombo. Era figlio di Isabel Zarco e era il bastardo di un nobile allora, di allora, che era il governatore di, non so come si pronunci, Beja, che è una regione meridionale del Portogallo. Ed era nipote di un ebreo, João Goncalves Zarco, che era un navigatore provetto che scoprì Madeira. Quindi da lì probabilmente provengono le informazioni che lui aveva, e forse anche dal Vaticano, perché Pinzón si recò da Innocenzo III, prima del viaggio, e non vorrei che la mappa è saltata fuori, o di lì o dal principe reggente della casa reale portoghese, che era patito di collezioni di mappe dell'antichità. C'è qualcosa che non torna, eh? Beh, ma è stato lui il primo ad andarci? Che abbiamo capito che non era proprio Cristoforo Colombo, ma era un altro, e che sapesse benissimo dove andava e cosa faceva. Però è evidente che se sapeva benissimo vuol dire che qualcuno c'era già andato, siete d'accordo? E vediamo un po' se c'è qualche evidenza di questa cosa. Un fantastico personaggio italiano che si chiama Magnani, che è un tipo particolarissimo perché è molto brillante ma anche molto deciso, lui tira dritto per la sua strada, come è giusto che si faccia, ed è laureato in economia e commercio e quindi si occupa di tutt'altro che queste cose, si interessa di arte e di quello che nell'arte è delle volte un messaggio nascosto. A Firenze, nella Cappella dei Magi, nel Palazzo dei Medici, ci sono dei dipinti che risalgono al 1459, quindi prima di Cristoforo Colombo, fatti da un pittore che si chiamava Benozzo Gozzoli. In questi dipinti, che sostanzialmente raffigurano l'arrivo a Firenze dei dignitari che fuggivano da Costantinopoli, che si rifugiarono in parte a Venezia, in parte presso i medici di allora, e portarono con sé le conoscenze di cui l'impero bizantino era stato l'erede. Tenete presente che quando bruciò la biblioteca di Alessandria d'Egitto, quel poco che si salvò molto probabilmente finì a Bisanzio. Quindi tutto questo giro ha portato queste conoscenze alla fine a Firenze dai medici. Ora, qui si vedono tutti i dignitari fiorentini che accolgono questi personaggi che arrivano a Firenze. Vedete anche voi un soggetto strano all'interno di questo gruppo di dignitari. Insomma, quando un pittore fa queste cose sta cercando di passare un messaggio che forse non si può passare proprio esplicitamente. Chi direste che è questo personaggio? Cioè, se uno vi fa vedere questa cosa qua, cosa gli dite? È un finlandese? Un cinese, un giapponese, un indio, dai, il ragazzino dell'elementare, quello che ha alzato la mano, e probabilmente anche il resto della classe, ti dicono questo è un indio, la logica di base, è un indio. E che ci fa un indio nel 1459 in un dipinto dei medici? E vediamo un attimo che ci fa, perché quel dipinto è molto grande, ci sono altri dettagli interessanti. Allora, quello che vedete qua a sinistra è un giaguaro. Qualcuno ha tentato di venderlo come un gatto. Cioè, questi sono quei gatti che se c'è un cane, povero cane, perché se lo mangiano, ok?
Quello è un giaguaro, non è un gatto. Poi c'è quest'altro animale particolare che si vede a cui danno la caccia. Quell'animale, se vi faccio uno zoom, è un antilope, ma ha le orecchie lunghissime. E questo la distingue, perché c'è solo un'antilope che è fatta così. Si chiama l'antilope capra, antilocapra. Sapete perché sono un problema questi due animali su quel dipinto del 1459? Perché sono animali solamente sudamericani. Ora, fossero solo quelli, digli, boh, che ne so, questo pittore quel giorno lì aveva bevuto, gli ha fatto le orecchie più lunghe e sto gatto lo vedeva più grosso di quello che era. Ma c'è anche l'indio. E questa cosa a me, per chi mi legge e mi conosce, sa che la prima è una coincidenza. La seconda ve la passo ancora, la terza è una prova. Siamo già a tre e non ci fermiamo qua. Perché non ci fermiamo qua? Perché poi saltano fuori le tre sorelle di Lorenzo de' Medici. E come si chiamavano le tre sorelle di Lorenzo de' Medici? Ve lo dico io come si chiamano. La prima si chiamava Nannina, detta Nina. La seconda come si chiamava? Si chiamava Bianca. Bianca è stata soggetto di almeno un paio di dipinti del Botticelli, per cui veniva detta pinta, cioè dipinta. Quindi abbiamo la Nina, la pinta e la terza, come volete che si chiamava? Maria. E perché era Santa Maria? Perché suo figlio era un vescovo che era molto vicino a Papa Leone X e per tale motivo veniva soprannominata Santa. Zio cane. Cioè, qualcuno mi vuol convincere che queste cose qua sono delle coincidenze? Ma per piacere, la Nina, la pinta, la Santa Maria, ma capisci? Capisci a me? Quello gli ha dato i nomi delle sorelle alle caravelle, cioè, e quello là... 59 il dipinto, cioè non è che hanno scoperto sta roba e il giorno dopo ha fatto il dipinto. Questo è Leonardo Aretino, che nel 1944 scrive di Ciriaco d'Ancona, che era fondamentalmente considerato l'ammiraglio di Casa Medici. Non era un navigatore, attenzione, ma gli ammiragli non devono necessariamente essere dei navigatori, ok? Era colui che sovraintendeva l'organizzazione dei viaggi della forza navale dei Medici. Sentite cosa gli augura Leonardo Aretino a Ciriaco d'Ancona. Sopporterai mari e venti e la furia delle tempeste, quindi non credo che navigherai troppo nel Mediterraneo, verrebbe già in mente che naviga in mari ben più burrascosi. Per accumulare le più grandi ricchezze, ma non cercherai gemme né l'oro dal colore del sole. Come un assetato tu cercherai le antichità perdute. E pensieroso contemplerai le meraviglie delle piramidi e leggerai ignoti scritti simili a figure di belve. Cosa sono gli scritti ignoti simili a figure di belve? No? Non so, mi vengono in mente i manoscritti Maya, giusto per buttarla lì, o le piramidi del Sud America. Questi sono gli indizi, il metodo scientifico, applicatelo voi e ditemi se Cristoforo Colombo ha scoperto l'America. Fra l'altro, fosse solo quello, ma potete prendere episodi a caso della nostra storia accademica. Un altro interessante è che un altro pezzo del nostro pianeta è stato scoperto nel 1820. Stanno ancora litigando russi e norvegesi per decidere chi l'ha scoperto. Mi dispiace, hanno perso tutte e due. Perché? Boh, vedete un po' voi, mappa di Piri Reis, 1500. È uscita, fra l'altro, da un palazzo di Costantinopoli mentre facevano un trasloco, dove si vede un pezzo dell'Antartide, delle coste dell'Antartide, come sarebbero se non fossero coperte dal ghiaccio. E Piri Reis, che era l'ammiraglio della flotta turca, ci ha scritto, dice: questa è una collezione di tante mappe antichissime in mio possesso che io ho rimesso insieme, ho disegnato, inclusa quella dell'infedele genovese. Quindi ci sta confermando che l'infedele genovese oriundo portoghese ci aveva una mappa. E questo? Questo è Pomponio Mela. Chi era Pomponio Mela? Era un coetaneo di Gesù Cristo. Era uno storico romano iberico, quindi spagnolo,
che descriveva la geografia dell'epoca, e questa è sostanzialmente la rappresentazione della geografia. Cosa c'è sotto l'Africa e l'Asia? Che cos'è quel blocco di terra che gira tutto intorno, che è sotto? Sarà mica l'Antartide? Pomponio Mela, coetaneo di Gesù Cristo, altro che 1820. Giorgio Calopodio, 1537, quella è l'Antartide, attaccata, questa è una vista dal Polo Sud, quella è l'Antartide che tocca la Terra del Fuoco. Questo è un castello che sta a 20 km da casa mia, si chiama Castello di Manta di Saluzzo. Questo affresco del 1500, fate un po' voi che cosa rappresenta. Ora, Cristoforo Colombo è arrivato nel 1492, non è che l'hanno detto ai telegiornali cosa c'era, e fra l'altro ha scoperto San Salvador, non è che ha scoperto Nord America, Sud America, l'ha disegnato e ha scoperto tutto il resto. E sto pittore qui cosa beveva? C'è del vino buono a Manta di Saluzzo, perché è nella zona del Cuneese, però capite bene che c'è qualcosa che drammaticamente non torna. Qua siamo in Valtellina, 1459. Questo è attribuito da Magnani a Leonardo da Vinci. Eh? Sorry, anche quella pagina della storia accademica c'ha qualche problemino. Chi era che aveva tutte queste conoscenze? Bah, io provo a buttarla lì. Nei testi sumeri, i sumeri erano depositari di una scienza difficilmente giustificabile dal momento che loro in teoria sono la prima civiltà evoluta che è comparsa, ma loro ce l'hanno detto da dove arrivava quella scienza. Loro ci hanno detto, ce l'hanno detta gli Anunnaki. E uno dice, e chi sono sti Anunnaki? Sono della gente evoluta, un popolo più evoluto e colto che ha insegnato ai sumeri, ai mesopotamici, le scienze. Poi vediamo che quello spalanca il vaso di Pandora. Chi in questi testi mesopotamici era il dio, quindi lo scienziato, che conosceva la geografia, eccetera? Era Ningishizza, che gli egizi conoscevano come Thoth, che era conosciuto come il dio della corda che misura la terra, cioè quello che aveva mappato il pianeta e da cui arrivavano tutte le piantine e tutte le conoscenze che avete visto. Vi faccio vedere, cambio ancora disciplina, solo per farvi capire sempre la stessa cosa, la rendo solo un po' più robusta. Vedete qualcosa di strano in questo mosaico romano che sta a Roma? Qualcuno mi vuole far capire che frutto è quello là? Mi hanno detto che è una pigna, ma io la pigna con il ciuffo di foglie fatto così, la devo ancora vedere. Poi fosse solo questa, l'attribuisco sempre al pavimentista romano che faceva uso di oppio abbondante. Il problema è che, insomma, qua siamo a Pompei, siamo a casa vostra, quindi o anche a casa vostra tiravano di brutto queste cose qua, o anche a casa vostra mangiavano bene, perché quell'affare lì c'ha tutta la faccia di essere un ananas. Nel 1950 un botanico italiano, Domenico Casella, suggerì che tra le pitture murali di frutti mediterranei a Pompei era rappresentato un ananas. Secondo invece l'accademico impronunciabile, questa interpretazione è stata contestata da altri botanici che identificarono una pigna di pino ad ombrello che è originario dell'area mediterranea. Andate a cercare la pigna di pino ad ombrello e fatemi vedere dove c'ha queste foglie fatte così come hanno gli ananas. Tra l'altro, ovunque vai e ovunque lo trovi sto cavolo di ananas. Una granata, hai ragione. Giustamente, siamo in periodo di guerra, potrebbe essere una bomba a mano, che, come continuo a dire, peggiorerebbe l'interpretazione della storia accademica. Dovete capire che qua ci hanno fatto credere, cioè, ve lo ricordate, che i marinai, perché avevano paura? Perché si volevano ammutinare i marinai di Cristoforo Colombo? Perché avevano paura di cascare giù. Perché c'era ancora il concetto che la terra è... C'era ancora. C'è ancora il concetto, ma c'era a maggior ragione. Allora, che la terra era piatta, quindi a un certo punto arrivavi e... boom, cadevi giù di sotto. Quindi questi erano terrorizzati.
E qua l'ho fatto in onore vostro. Questo sta di nuovo a Pompei. Quello è il dio Poseidone, che già richiama gli oceani, i mari, no? Di natura greca. Quindi Pompei, siamo a Roma, quindi hai ereditato la cultura greca, quindi non si può non associare Poseidone con gli oceani. E cosa c'ha in basso lì a sinistra Poseidone? Sta palla blu che c'ha? Cos'è? La palla di Maradona dello scudetto? Il ragazzino elementare dice: ah, professore, che cosa vuole che sia? È il globo terrestre quell'affare lì. Purtroppo, chiaramente, il dipinto ne ha passate di tutti i colori perché sta a Pompei, quindi non è che si capisca molto bene, però con un pelo di apertura mentale, insomma, scegliamo tra la palla di Maradona e un globo terrestre, io voto per la seconda. E lo troviamo di nuovo a destra e manca un po' da tutte le parti. Non sono sicuro se questo è al Museo Archeologico di Napoli, non sono sicuro, ci devo guardare. Sembra quasi, con queste piccole, diciamo, cose che vi ho fatto vedere, e ne potremmo vedere per altri 2 o 3 giorni di queste cose che smontano quel povero libro di storia, sembra quasi che abbiamo perso la memoria, ma non rispetto a quello che c'era 20.000 anni fa. Cristoforo Colombo, ma Cristoforo, 1492, stiamo parlando di 500 anni fa. Noi non ci ricordiamo quello che è successo 500 anni fa. Se ve la devo dire tutta, noi non ci ricordiamo quello che è successo 60 o 70 anni fa. Siamo una specie con l'amnesia. Ma qui ci sono tutte le tracce e le evidenze di un'amnesia molto, ma molto più grande e molto, ma molto più estesa, alla quale possiamo dare delle risposte seguendo lo stesso approccio scientifico che abbiamo visto fino adesso. In Egitto c'è un tempio molto interessante, si chiama Tempio di Edfu, dove quasi nessuno va. Quello è un tempio di epoca tolemaica, quindi 300 a.C., giù di lì, 280 a.C. Però in realtà è un tempio che è stato costruito sopra un altro tempio, che è stato costruito sopra un altro tempio, insomma, ne hanno fatto una catasta di questi tempi. Perché tutte le volte che si rovinavano, o venivano magari distrutti, lo ricostruivano. Un po' come fate voi qua a Torre del Greco quando si sveglia la montagna, no? Poi si ricostruisce sopra le rovine, come questo palazzo, di quello che c'era. È un tempio dedicato ad Horus. La cosa interessante è che nei muri all'interno di questo tempio, coloro che hanno costruito l'ultima versione di questo tempio, che si è conservato benissimo perché era sommerso dalla sabbia, hanno inciso sulle pareti parti di testi che avevano su antichissimi libri che ormai andavano in brandelli, si andavano distruggendo. Quindi hanno fatto una sintesi di questi libri, perché sono andati giù di scalpello sui muri, e l'hanno tramandato praticamente fino a noi. Quindi c'è una storia conosciuta come i testi di Edfu, scritta sulle pareti interne di questi muri, che dice queste cose qua. È una storia che difficilmente sentirete Zahi Hawass raccontarvi, nonostante che sia un tempio dell'Egitto, del suo Egitto. Adesso che ve la leggo quella storia capite perché non ve la racconta, perché non la vuole leggere. Che gli dèi lasciassero le terre originarie, essi, quindi gli dèi, navigarono verso un'altra parte del mondo primordiale. Di nuovo, cioè, da tutte le parti c'è scritto che navigavano. Abbiamo l'evidenza che posti lontanissimi nel mare hanno delle similitudini, la logica vuole che, si navigava, fatene una ragione. Si navigava prima del Neolitico, fatevene una ragione. Un'altra parte del mondo primordiale, viaggiarono attraverso le terre dell'età primordiale, quindi dall'idea di un tempo antico, perché un testo scritto nel 300 a.C. che riprende qualcosa di ultravecchio, che parla di un'epoca primordiale, poco a poco andiamo indietro di qualche migliaio di anni, ci siete, la logica c'è tutta. In ogni luogo in cui si stabilirono fondarono nuovi domini sacri. Quindi di cosa sta parlando? Di una civiltà che da qualche parte ha viaggiato e ha colonizzato delle altre terre. È chiaro come la luce. Questa seconda era dell'età primordiale, seconda, quindi sembra che ci sia stata una prima era, una prima civiltà, e poi si sia sviluppata espandendosi con i domini, ha visto lo sviluppo dei domini che sono sopravvissuti in epoca storica. Quindi sta dicendo, quelle che vediamo noi oggi
e che sono sopravvissute nella nostra epoca, quindi quella storica, quella che gli egizi conoscevano, non sono quelli originali, quelli sono le colonie, ok? Sono quelli che sono stati fondati da questi divinità che hanno viaggiato per mare in un'epoca primordiale. Guarda quante indicazioni. Il primo mondo sacro è rappresentato da un'isola primordiale. E quindi ci comincia a dare già un altro dettaglio. Ci dice da dove arrivava questa civiltà originale, quella di cui noi siamo i figli, perché ci ha detto questo. Da un'isola. Non arrivava dalla Grecia, non arrivava dal centro dell'Europa o dal Sud America. Da un'isola arrivava. Che per ragioni sconosciute è stata distrutta e scomparsa. Quindi un'isola che è stata distrutta e scomparsa. Vedo degli occhi che cominciano ad accendersi, nonostante l'ora. Da cosa è stata distrutta? L'acqua primordiale potrebbe aver sommerso l'isola. Ah! È stata distrutta dall'acqua quest'isola. È un po' come la Sicilia, un po' come tutto, no? Sembra che tutto sia finito sott'acqua. Ci fu forse una tempesta in cui si pensava che il primo dominio sacro fosse perito. Quindi cosa ci ha raccontato? C'era una civiltà che si è sviluppata tanto tempo fa su un'isola, a un certo punto ha colonizzato il pianeta, quindi ha navigato, e a un certo punto quell'isola dove c'erano i domini primordiali è stata distrutta da un cataclisma di acqua ed è finita sott'acqua. Venuto in mente qualche storiella di cui avete già sentito parlare alle lezioni di greco, del classico? E poi qualcuno dice che ne ha parlato solo Platone. Ma chi l'ha detto? C'è solo una cosa che non c'è scritta qua, il nome, Atlantide. Tutto il resto è uguale identico. E cosa diceva Platone? Platone parlava di scienza e di storia, non di miti e di leggende. Questo è straconfermato. Se qualcuno mi farà l'onore di leggere l'Idee del Diluvio, vedrà che Platone era un reporter di 2400 anni fa. Quel pelago allora era navigabile, quindi Atlantide allora, scusate, quella zona di mare, quel pelago, allora era navigabile. Quindi ci dice, cazzo, anche lui ci sta dicendo navigavano questi. Da poi che un'isola aveva dinanzi alla bocca, che voi chiamate colonne d'Ercole. Anche qui questa storia di spostare queste colonne d'Ercole a destra e manca per far tornare Atlantide nei posti più assurdi del mondo. Che voi, greci, sta parlando a Solone, gli sta dicendo che tu, greco, Solone, chiami colonne d'Ercole. E Solone chiamava colonne d'Ercole lo stretto di Gibilterra. Non sta parlando di 12.000 anni prima, cioè lo stretto tra la Sicilia e la Tunisia o insomma Greta. No, è chiaro, è di un'evidenza spaventosa. Ed era l'isola più grande che la Libia e l'Asia insieme, donde era passaggio alle altre isole, a quelli che viaggiavano in quel tempo. E di nuovo, ci sta dicendo che c'era una serie di isole, che questi navigavano di isola in isola a quel tempo, saltellavano da un'isola all'altra. E dove andavano? Saltellando di un'isola all'altra, usciti dalle colonne d'Ercole, quindi da Gibilterra, e siamo nell'Atlantico, dove andavano? E ve lo dice dove andavano. Dalle isole andavano a tutto il continente, che è a dirimpetto che in Ghirlanda quel vero mare. Cioè, vi sta dicendo, di isola in isola, a un certo punto arrivavano in un continente, e quel continente cosa faceva? Abbracciava il vero mare, cioè l'Oceano Atlantico. E questo lo dice molto bene, perché il Mediterraneo, dice, rispetto al vero mare è come un porto. Cioè, non si può capire male quello che Platone ci diceva. Si può, per carità, obiettare sul fatto che lui abbia fatto un racconto di fantasia o meno, ma non si può interpretare, è impossibile interpretarlo, va letto. Proviamo a guardarlo su una piantina? Lo vedete il porto, il Mediterraneo? Le vedete le colonne d'Ercole? Uscite dalle colonne d'Ercole, saltellate di isola in isola, e poche di quelle isole sono sopravvissute. C'è Madeira, ci sono le Azzorre, e basta. Però poi vediamo perché ne manca qualcheduna. E si arrivava a un grande continente dall'altra parte che abbracciava il grande mare, l'Oceano Atlantico. Dov'era questa isola? E chissà dov'era.
ne parla lui di Atlantide, per cui era dove ci dice che era. Lì era, nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Semmai il problema è capire perché non c'è più, ammesso che non ci sia più. Gli arsenali di Atlantide erano pieni di triremi e delle suppellettili necessarie ai triremi, tutte preparate in quantità sufficiente per chi attraversava i porti esterni in numero di tre a partire dal mare, correva in cerchio un muro distante 50 stadi in ogni parte della cinta maggiore del porto, esercitando il comando su molte altre isole di quel mare ed inoltre, come si disse anche prima, governando regioni al di qua, quindi al di qua delle colonne d'Ercole, fino all'Egitto e alla Tirrenia. La Tirrenia è l'Etruria, perché deriva dal nome con cui venivano conosciuti gli Etruschi. Cioè la parola Tirreno deriva da un nome che non mi ricordo bene, TY qualcosa, con cui venivano chiamati gli Etruschi. Quindi Platone sta dicendo che l'Etruria, la Toscana, era una colonia atlantidea, così come la Sardegna, così come la Libia, così come l'Egitto. Quindi in un certo senso è anche vero che la Sardegna era Atlantide, nel senso che era una colonia di Atlantide, non l'Atlantide. Ora, in cotesta isola Atlantide venne su possanza di cotali re, grande e meravigliosa, che signoreggiavano in tutta l'isola, in molte altre isole e parti del continente, quindi in tante altre isole e parti del continente, quindi sta dicendo non siamo andati solo nel Mediterraneo, siamo andati anche dall'altra parte. Ok, quindi anche il continente abbiamo colonizzato, i domini atlantidei. Quindi qual è questo punto di origine di cui io parlo nei miei seminari, nelle mie accademie? Qual è questo punto di origine? È l'isola di Platone, lì in mezzo. Tenevano imperio sopra la Libia fino all'Egitto e sopra l'Europa fino all'Etruria. Ora, perché di tutto questo, che sembra essere estremamente coerente, noi non ci ricordiamo più, abbiamo perso le tracce? Ce lo dice la moderna scienza, in particolare la glaciologia. Sulla fine degli anni 90 è stata fatta un'impresa eroica. Sono saliti a 3.000 metri d'altezza sul duomo di ghiaccio che c'è sulla Groenlandia. Quindi la Groenlandia già sta nel circolo polare artico, quindi fa freddo a livello del mare. Questi sono saliti a 3.000 metri, con tanto di attrezzature in spalla, sul ghiaccio, e hanno trivellato una carota in quel ghiaccio, dalla sommità, che è arrivata fino alla roccia in fondo. Quindi hanno tirato su 3 km di carota di ghiaccio. Perché? Perché quel ghiaccio sono le nevicate che si sono accumulate nell'ultimo mezzo milione di anni. E quando la neve si accumula e poi si comprime e diventa ghiaccio, porta con sé un mucchio di informazioni, perché banalmente ingloba delle piccole bollicine d'aria. Quindi guardando quelle bollicine d'aria, il pulviscolo atmosferico, cioè, si capiscono tantissime cose. Per esempio, dal rapporto tra isotopi di ossigeno di quelle bollicine d'aria si riesce a capire la temperatura del pianeta, di quella zona, poi è stata confermata da altre, quindi diciamo del pianeta, in quel preciso momento. Quindi hanno ricostruito l'andamento delle temperature del pianeta negli ultimi 500.000 anni, questo sul finire degli anni 90. Quando hanno guardato gli ultimi 15.000 anni, in cui il pianeta stava cominciando ad emergere da un'era glaciale terribile, quindi con un freddo fortissimo, vedete che sta a un certo punto quello che succede è un picco enorme di temperature, un primo impulso. Questo picco di 15 gradi, anche più, a livello di temperature planetarie, dalla fisica della termodinamica, c'è solo un modo di spiegarlo. È arrivato un'enorme quantità di energia, non dal Sole, perché non ce la farebbe in così poco tempo, è arrivata un'enorme quantità di energia dallo spazio, dall'esterno del pianeta. E c'è solo un evento che può dare quella quantità di energia, un impatto cosmico. È l'unica forma conosciuta. Poi qualcuno dice che sono stati gli alieni che hanno fatto la guerra e la battaglia, va bene, è stato un impatto cosmico. Quindi la Terra ha impattato qualche oggetto cosmico bello grosso intorno a 14.000-13.000 anni fa. E lo vediamo registrato perché la temperatura è stata sparata altissima. Attenzione, importantissimo, subito dopo che la temperatura si è alzata è crollata di botto.
E questo conferma l'impatto cosmico e ci dà un dato in più: quell'impatto cosmico è avvenuto sulla Terra, sul terreno, non in mare. O perlomeno parte di quell'impatto significativo ha colpito il terreno. Perché? Perché la conseguenza di un impatto di quel genere si chiama inverno cosmico, che è un po' una versione, siamo più o meno tutti della stessa età, dell'inverno nucleare, quello che si spera non vedremo mai. Il seguito di un impatto cosmico che vaporizza nell'atmosfera milioni di metri cubi di roccia crea un ombrello che oscura il pianeta per secoli, se non millenni, dalla luce del Sole e fa piombare la Terra in un enorme inverno oscuro, quello che leggete in tutti i miti, oscurità, freddo, tremendo, eccetera. E lo si vede molto bene, la temperatura poi è crollata di nuovo ai minimi glaciali. Questo periodo viene chiamato Younger Dryas, perché? Perché il Dryas è una pianta alpina, che un fiore alpino che cresce solo sulla cima fredda delle Alpi ed era già scomparsa perché la Terra si stava scaldando ed è ricomparsa, quindi Younger, la giovane Dryas, okay? L'hanno chiamato così. Dopo 1200 anni di inverno cosmico, potremmo chiamarlo, di botto le temperature della Terra sono salite e sono arrivate praticamente all'optimum climatico di adesso. Di nuovo non è possibile, per lo stesso motivo di prima, per l'equazione della termodinamica non è possibile una cosa del genere. Quindi c'è stato un secondo impatto, ma sappiamo di nuovo di più, perché guardando il fatto che le temperature non sono più scese, sappiamo quell'impatto dove è avvenuto, non sulla terraferma, è avvenuto in mare. E questo spiega l'innalzamento delle temperature, perché ha vaporizzato talmente tanta acqua e il gas serra più potente che c'è sulla faccia del pianeta non è l'anidride carbonica, non è il metano, è il vapore acqueo. Quindi ha vaporizzato milioni di litri di acqua, ha creato una coperta, una termocoperta che ha scaldato immediatamente il pianeta, che ha scaldato gli oceani e che sta mantenendo il pianeta in questa finestra di optimum climatico, che è una finestra che storicamente in quei 500.000 anni, mi dispiace dirvelo, dura sempre 12-13.000 anni, perché il pianeta è tutt'altro che bello e simpatico come lo vediamo noi adesso. Se vi faccio vedere il grafico negli ultimi 500.000 anni, qualcheduno di voi fa dei gesti scaramantici. Ok? Qui mi devo togliere un piccolo sassolino. Lo vedete dove siamo oggi con le temperature? Lo vedete? Nell'angolino tutto a destra. Vedete le temperature? Lo capite che il global warming è una pagliacciata infinita? E lo sanno tutti gli scienziati, perché questi sono dati scientifici, mica miei. Lo vedete perché è una pagliacciata il global warming? Perché basta che mi sposto indietro di 2, 3, 4, 5 mila anni e la temperatura è 3, 4 gradi più alta di adesso. Anzi, adesso siamo in un momento di fresco. E 2-3 mila anni, motori diesel, mucche che facevano aria perché tutti mangiavano carne, insomma, i romani non so se avevano le bighe a diesel, non credo che io sappia. Quindi questo vuol dire semplicemente che noi non ci abbiamo ancora capito una cippa della biosfera, ok? Che non vuol dire che non dobbiamo inquinare e distruggere il pianeta, ma neanche ci dobbiamo sparare nei piedi perché qualcuno ci ha detto che stiamo innalzando le temperature del pianeta. Non è quello che dice la scienza, quella è la scienza con la H finale. Negli anni 80 gli scienziati erano terrorizzati che noi stessimo entrando in una nuova era glaciale. Andate a cercare era glaciale sui giornali degli anni 80, trovate i titoloni come trovate adesso: oddio, bruciamo tutti, fa caldo, spegnete i motori, spegnete tutto, eccetera. Allora, oddio, cioè, emettete gas perché dobbiamo fare l'effetto serra perché sennò moriamo tutti congelati. La scienza con la H finale. Bene, viene in mente quindi che abbiamo preso un bel faccione cosmico. E beh, è stato confermato, perché negli ultimi 20 anni abbiamo trovato ovunque i segnali di un impatto cosmico. Il tipico segnale di un impatto cosmico è questa linea nera negli strati geologici della Terra, perché quando c'è un impatto cosmico brucia tutto e soprattutto poi quello che brucia
e quello che viene sparato per aria ricade e forma questo black mat, viene chiamato, questo strato nero. Pensate che quando hanno scoperto il meteorite di Chicxulub, che ha sterminato i dinosauri, sapete dove l'hanno visto per la prima volta quello strato? Delle volte la scienza. A Gubbio. C'erano due geologi non italiani che passavano in macchina una stradina di Gubbio e sul fianco dove hanno tagliato per fare la strada, hanno tagliato, come in questo caso, qui siamo a Murray Springs, in Arizona, negli Stati Uniti, hanno visto quello strato là, hanno tirato il freno a mano di brutto, sono scesi giù e hanno detto, che è sta cosa? Da lì hanno cominciato a cercarlo in tutti i posti del pianeta, dove si allargava, dove si alzava quello strato, vuol dire che erano più vicini all'impatto, finché sono arrivati nella zona del Messico e non lo trovavano. Poi l'ha trovato un gruppo di universitari guardando un'immagine satellitare, perché ha visto che i cenotes, quei buchi pieni d'acqua, erano disposti in semicerchio, perché si erano formati sulla zona, diciamo, rialzata al bordo dell'impatto, che era collassata e aveva formato i cenotes. Quindi hanno guardato anche in acqua e hanno trovato l'altro pezzo. Pensate la scienza come procede. Procede così, per indizi, e poi li colleghi in maniera furba, non in maniera stupida, perché ci deve essere scritto su un libro di scuola, anche se è una stupidaggine. L'hanno trovati questi impatti. Ora io vi segno tutti quelli che avevano trovato fino a quando ho scritto gli dei del diluvio, ma sono sicuro che ne hanno trovati degli altri. Due cose possiamo dire. Per fortuna non ne abbiamo preso nessuno grosso, e su questo siamo certi, perché se ne avessimo preso uno grosso, non saremmo qua a fare questo seminario. Cosa vuol dire uno grosso? Dai 5 km in su, se picchia sul continente, è un extinction level event. Cioè ci estinguiamo, ok? La nostra tecnologia non ci salva, ci estinguiamo, ok? Nel senso che magari qualcuno nel bunker sopravvive anche, ma la civiltà si estingue e ci mettiamo 20.000 anni a tornare, diciamo, ad un numero decente, se ci riusciamo, perché poi quando ti riduci tanto non è detto che ci riesci, perché magari ne sopravvivono 500 in un bunker sotto la Casa Bianca, 300 sotto Mosca, già non si parlano oggi, figurati se domani si accoppiano questi e fanno delle altre, no? Si vede anche che il pianeta è stato colpito in maniera non omogenea. Per esempio, uno dei dati molto interessanti è che ha spazzato la megafauna. Tutti gli animali enormi che c'erano fino a 13.000 anni fa, il mammut per dire, erano tutti enormi questi animali, hanno vissuto per milioni di anni e poi tum, prum, sono spariti. Durante lo Younger Dryas sono spariti tutti. Ne è rimasto qualcuno dove? In Africa e in India, che casualmente, gli elefanti, perché sono soltanto in Africa e in India, perché casualmente sono le zone che sono state meno colpite da quella cosa. Però è stato un bombardamento, un autentico bombardamento del pianeta, e questi sono quelli che abbiamo trovato, mica tutti. E poi ci sarebbero quelli che sono caduti in acqua, e quelli cancellati. Allora, ognuno di questi affari qua equivale a decine, se non centinaia di volte, la più grande bomba di idrogeno mai costruita dall'umanità. E ne abbiamo trovati ormai a centinaia, siamo vicino al centinaio, continuano a cercare. Quello che è successo è che la Terra è entrata nella scia di detriti di una cometa che si è frammentata nel Sistema Solare. Quindi non abbiamo preso la cometa, per fortuna, ma abbiamo preso la scia di detriti, un po' come quando in autostrada il tir davanti vi spara la pietrolina e vi spacca il parabrezza. Siete tutti incazzati perché la pietrolina vi ha spaccato il parabrezza, ma se prendevate il tir andava anche peggio, quindi ci è andata bene che abbiamo preso soltanto la scia. Voi dite, ovviamente almeno metà degli scienziati di oggi rinnegano questa cosa, nonostante la palese evidenza. Proviamo a vedere col solito metodo se c'è qualche parvenza di verità in quello che dico. L'orbita terrestre interseca due volte all'anno una scia di detriti che noi guardiamo tutti alla sera nel cielo stellato e li vediamo come stelle cadenti. Sono detriti, sassolini, che colpendo l'atmosfera si incendiano e fanno la strisciatina di fuoco d'artificio e tutti la guardiamo. Dicendo che bello, aspetta, quanto è brava madre natura, ma guarda che bella questa cosa. Ecco, questa scia che orbita intorno al pianeta
Noi la intersechiamo due volte all'anno, perché l'orbita della Terra e di questa scia si intersecano due volte all'anno. È che una volta la intersechiamo quando questa scia ci arriva dal Sole, e quindi non vediamo niente. Una volta la intersechiamo invece quando ci arriva dal buio, quindi col Sole alle spalle, e quindi le vediamo molto bene. Quando la intersechiamo? Tra il 24 giugno e il 5 luglio e tra il 1 e il 12 novembre. Sono date approssimative, perché è come una grande autostrada molto larga, quindi non è che quel giorno la intersechi e il giorno dopo sei fuori. In quel periodo attraversi sta autostrada. Vedi, cavolo, due volte all'anno noi passiamo in mezzo a sta scia di detriti? Non è una bella cosa. Beh, non è che ci sia da preoccuparsi tantissimo, perché per fortuna questa autostrada in cui viaggiano questi tir e queste auto è praticamente deserta. Ma non è proprio tutta deserta. Ci sono dei bestioni lì dentro da 5-6 km di diametro che fanno ancora meno paura perché li vediamo. Sono quelli che non vediamo che ci fanno paura. Sono quelli da 1, da 2 km, da 500 metri, da 100 metri, che non sono visibili alla nostra tecnologia. E sappiamo che ci sono delle specie di coaguli, no? Delle specie di colonne di questi blocchi che girano intorno in quest'orbita. Quindi è uno di quei giochi così, no? Tutti gli anni noi passiamo e non ce l'abbiamo il freno a mano e neanche l'acceleratore. Cioè qui ti metti la benda sugli occhi e attraversi questa autostrada che è sempre deserta, ma non del tutto. Due volte all'anno. 31 giugno l'evento di Tunguska, se qualcuno se vuole andare a vedere. 1 novembre e dintorni ne parliamo adesso. Un altro dato interessante, guardando a novembre la direzione da cui proviene questo sciame, che viene chiamato sciami del toro, le Tauridi, perché proviene dalla costellazione del toro, ma proviene da un punto specifico, sembra provenire, perché in realtà è un'orbita ellittica, però in prospettiva sembra provenire dalle spalle del toro, dove ci sono sette stelle molto note, le Pleiadi. Ora dovrebbe cominciare a venirvi il sospetto che le Pleiadi siano così importanti nella nostra storia perché potrebbero avere a che vedere qualcosa con questa cosa qua. Io ci ho scritto 455 pagine su quella roba lì. Però, ora, vi do qualche altro piccolo dato su quello che è successo lì intorno. I due impatti si vedono bene nei picchi di innalzamento dei livelli delle acque del mare. Ma guarda un po', perché vi ho detto che quei 120 metri erano databili a 11, 12, 13 mila anni fa? Perché noi abbiamo nei livelli di innalzamento dei mari, di tutto il pianeta, perché sono tutti comunicanti, ce ne abbiamo due di picchi, uno intorno a 14 mila e uno intorno a 11 mila 600 anni fa. I due impatti che troviamo di là. Si fa sempre più fatica a negare quell'evidenza, sempre più fatica. Ricordatevi il secondo, 11.600 anni fa, e ricordatevi che vi ho detto che è un impatto in mare quello lì, mentre il primo è un impatto sulla Terra. Platone, che ha scritto delle fantasie, se le ha inventate tutte, con tutte le date che poteva prendere per parlare della distruzione di quell'isola di cui parlano i testi di Edfu, ad opera dello tsunami che l'ha sommersa e tutto. Che data è andato a prendere, secondo voi? Tra tutte le date, uno inventa, poteva dire 250.000 anni fa è successa sta cosa. No, lui dice che Atlantide scomparve 9.000 anni fa. Questo è Soncis, il prete, diciamo, sacerdote che parla a Solone, dice è successo 9.000 anni fa. Però attenzione, quando glielo dice? Nel 600 avanti Cristo. Quindi se uno fa due conti, perché la matematica è sempre importante, 900 più 590, 600 più 2000, tricche branca, 11.600. Cioè Platone, con tutte le date che poteva prendere per parlare di un enorme cataclisma di acqua che ha distrutto il punto d'origine, l'isola di questa grande civiltà avanzata da cui la nostra civiltà deriva, quale ha preso? Quella in cui la moderna scienza ci dice che c'è stato un picco enorme di innalzamento dei livelli del mare e ci dice che quel picco ha un'origine cosmica perché abbiamo preso un faccione contro un bolide che ci ha colpito. Sono tutte casualità, tutte coincidenze. Il punto di impatto è stato dalla Florida del Messico. Dove è avvenuto l'impatto? Vede, quando si parla in fisica di entanglement,
spiega il fatto che lei adesso mi abbia fatto questa domanda, e la slide è questa. Questa è un'anticipazione del mio terzo libro, che si chiama Aslan. Tutti i puntini che vedete sono tutte zone dove c'è l'evidenza di qualcosa di catastrofico legato a un enorme tsunami che è successo in quest'area. Vi faccio notare che non sono stati trovati perché li hanno cercati, sono stati trovati accidentalmente. Cioè non è che hanno cercato per dimostrare che c'è stato un impatto cosmico nell'Atlantico. Questi stavano posando un cavo telegrafico, stavano facendo un carotaggio per altri motivi, andando a guardare hanno detto porca miseria, ma qua è crollata un'isola intera. Ok? Quindi tutti questi punti hanno delle evidenze scientifiche che ho documentato in Aslan, di un enorme cataclisma legato a un'enorme ondata, a un enorme tsunami. Sappiamo che la botta di 11.600 anni fa è avvenuta in un oceano, questa è una ricerca di un professore inglese che si chiama Doyle. Beh, qui da qualche parte, mi verrebbe anche da dire non troppo vicino alla costa di qui e non troppo vicino alla costa di là, perché una botta vicina, cioè noi abbiamo le tracce di un impatto meteoritico nel mezzo dell'oceano indiano di 5.000 anni fa, si chiama Barkol Crater. A 1.000 km di distanza dall'impatto, vi do due dati per capire la potenza, questo bolide ha fatto 4 km di acqua e ha fatto un buco di 29 km di diametro sul fondale dell'oceano, dopo 4 km di acqua attraversata. Vi rendete conto la potenza che hanno questi oggetti qua? A 1.000 km di distanza, nel sud del Madagascar, ha creato una catena montuosa alta 200 metri nell'entroterra, l'ondata che è arrivata. Si parla di un'ondata nel punto di impatto alta 1.000 metri, un chilometro e mezzo. Sappiate che gli tsunami sono alti un metro dove si origina il terremoto, diventano 20-30 metri come quello quando arrivi in prossimità della costa, perché tutta l'energia si alza abbassandosi il livello dell'acqua e quindi si alza la colonna. Se quello era alto un chilometro già alla partenza, pensate quando ha colpito il Madagascar, per quello che ha creato una catena montuosa alta 200 metri. Quindi va da sé che non era troppo vicino né all'Africa né alla costa, perché sennò lo vedremmo, ci avremmo una catena montuosa lì da qualche parte. No. No, perché la linea di carbone implica che l'impatto è stato sulla Terra. Quindi se c'è una linea di carbone non è stato in acqua. Questo è l'impatto di 11.600 anni fa. Non è il punto preciso perché non si può sapere, però sappiamo che è da qualche parte lì. Quello dello Yucatan è nello Yucatan, ma sono 66 milioni di anni fa, quindi non c'entra nulla con questo. Ora, sarà anche un caso, ma un'isola che è andata distrutta, secondo Platone, stava da quelle parti. Dove stanno scritte queste cose? Possibile che non siano scritte da nessuna parte, sono scritte da tutte le parti, non solo sui testi di Edfu, da tutte le parti. Ora vi faccio vedere che sono scritte in un libro che tutti voi avete in casa, ma che nessuno ha mai letto, perché ve la siete sempre fatta raccontare, la storia che ci hanno insegnato, diceva Honoré de Balzac. Perché questo è il secondo problema. Se ve la fate insegnare e non ve la cercate da voi, vi dicono quello che gli sta bene ad uso del finim, ok? Quello che gli sta bene insegnare, quindi questo è l'altro problema. Mettersi lì e ascoltarla, da me, incluso da me. Andatevela a cercare da voi queste cose, io vi do due dritte. E poi arrivate a una conclusione radicalmente opposta alla mia. Va benissimo, è così che si progredisce. E quando la verità arriva dall'alto e tutti pronti, oh, pronti via, è lì che si retrocede, si regredisce. Della Libia e dell'Asia messa insieme, coerente con la posizione.
Guarda, questa è chiaramente una grafica per passare il messaggio, io non mi sono messo a fare... Sì. Beh. È coerente con l'Atlantico come concetto, non parlo della stagione, parlo delle dimensioni che ho dato da tutto. È coerente con questo. Allora, se per coerente se vuol dire che ci sta, ci sta. Ci sta. Perché tieni anche conto che lui sta parlando della Libia e dell'Asia conosciute ad allora. Cioè l'Asia che conoscevano loro non era tutta l'Asia, era sostanzialmente l'Anatolia, la Turchia. Certo, però c'è anche quell'altra cosa che vi ho anticipato, che spesso e volentieri chiamavano Libia solo il nord dell'Africa, per cui, insomma, esatto, ci starebbe. Un continente voluto, tenevamo, e la sera l'ha beccato con lui. Una grassa fortuna, non l'abbiamo avuto, voglio dire. L'asteroide, il secondo, non ha colpito l'isola, perché se no l'avremmo visto. Ha colpito il mare, però capite bene che se voi siete qua e vi arriva un'ondata alta 600 metri, di Torre del Greco non trovano neanche più la colata lavica del 1792, perché cioè, ci trovano una bella pianura qua, no? Su cui poi dopo ci puoi piantare... Non lo so. Io posso dare un suggerimento. Chi dice che non c'era la Luna, le chieda quantomeno di dimostrarlo. Dei popoli antichi in America dicevano che facciamo. Bene. Qui stiamo parlando del libro dell'Apocalisse. Il libro dell'Apocalisse, che già uno dice, parla di Apocalisse, no? Poi vediamo un attimo cos'è l'Apocalisse. Ma lo leggiamo insieme. Lo vogliamo leggere sul Vangelo di Giovanni insieme? La prima volta? Che dice? Poi l'angelo, perché l'angelo? Perché chiaramente quando si spiegava un grande cataclisma si attribuiva sempre alla divinità, al mostro alato, e per noi la divinità è un angelo o Dio, no? Quindi. Poi l'angelo prese l'incensiere, lo riempì del fuoco preso dall'altare e lo gettò sulla terra. Cioè, dopo che vi ho raccontato queste cose, uno comincia già a orientarsi in una certa direzione. Piglia un incensiere pieno di carboni ardenti e lo vuota dove? No, sui piedi, sulla terra. Occhio, eh? Ne seguirono tuoni, voci, fulmini e scosse di terremoto. Quindi sta parlando di un grande cataclisma geologico. Il primo angelo suonò la tromba, grandine e fuoco mescolati a sangue scrosciarono sulla terra. Leggete tutti i miti del diluvio universale, vi parlano di pioggia di fuoco, di pioggia di pece ardente, di una grande oscurità, eccetera. Vi parlano di una terra che andò in cocci. Dopo arrivò il diluvio, non prima. Un terzo della terra andò bruciato, lo strato di Black Mat. Noi sappiamo che circa il 10% della biomassa del pianeta fu bruciata. Biomassa vuol dire tutte le piante e tutti gli animali, il 10% bruciò, scoppiarono incendi su tutto il pianeta, ci credo, sono stati bombardati. Il secondo angelo suonò la tromba e ci dice che cosa? Ci dice cosa era sto braciere. Qualcosa grande come una montagna, tutta infuocata, fu scagliato nel mare. Oh, quindi qualcuno dall'alto ha scagliato sulla terra una roba infuocata, ardente, eccetera, che era grosso come una montagna. Però, ma vada un po', un terzo del mare divenne sangue, un terzo delle creature che vivono nel mare morì, e un terzo delle navi andò distrutto. Siccome adesso noi sappiamo di che anno sta parlando sta roba qua, 11, 12, 13 mila anni fa, e un terzo delle navi andò distrutto, ma guarda un po' che anche loro ci confermano che questi c'avevano le navi e navigavano. Ma guarda un po'. Il libro dell'Apocalisse, Sal Kaiser, qual è il riferimento biblico? Qualcuno l'ha mai capito? Io no. Capitolo 7, 5, 7, 12.
assolutamente sì. Sono anche più precisi. Il terzo angelo suonò la tromba, cadde dal cielo, quella montagna, una grande stella. Quindi quella montagna affocata che è caduta dal cielo, te lo specifica ancora meglio. È una grande stella, ardente come una fiaccola, e colpì un terzo dei fiumi e le sorgenti delle acque. La rava e la fava, molti uomini morirono, eccetera. Il quarto angelo suonò la tromba, un terzo del sole, un terzo della luna e un terzo degli astri fu colpito, e così si oscurò l'inverno cosmico di cui vi parlavo, lo Younger Dryas. Però questo è l'impatto di 15.000 anni fa, ma non bisognerebbe chiederlo a chi l'ha scritta questa cosa, ma è abbastanza evidente che stanno sintetizzando questo capitolo oscuro del pianeta che noi abbiamo chiamato Younger Dryas, ovviamente in un testo religioso, quindi ne hanno fatto una sintesi che potrebbe anche essere mescolata, errata, cioè potrebbero aver confuso i due impatti uno con l'altro. Chi lo sa da dove gli arriva questa conoscenza? Nessuno lo sa. Noi pensiamo che sono le parole di Dio questa. A me sembrano dei testi di astrofisica piuttosto che la parola di Dio. Va bene, un terzo della sua luce e la notte ugualmente. Saltiamo ancora di una disciplina e poi mi fermo. Ci dobbiamo fermare un attimo, abbiamo anche va bene. Dei microfoni e delle batterie, vediamo che cambiamo l'argomento. Abbiamo esattamente un quarto d'ora da questo momento, alle 19.35 riprenderemo i lavori insieme a Max Carazzano. Chi ha necessità di bere può accomodarsi nella sala attigua, da questo lato qua c'è dell'acqua a disposizione. Per il bagno invece l'uscita è alla mia sinistra, quindi alla vostra destra, c'è sia il bagno per uomini che il bagno per donne. Chi ha bisogno di altre esigenze o di fumare può affacciarsi alla finestra oppure scendere direttamente giù nel cortile d'ingresso. Un quarto d'ora, 15 minuti, perché abbiamo altro da dire, e dopo che Max avrà finito consentiremo anche al nostro pubblico di fare domande. Ricordo per tutti che entro le 21 i lavori devono essere conclusi, dobbiamo lasciare l'aula perché la concessione dell'aula consigliare è fino alle ore 21. Io vi ringrazio e ci ritroviamo tra 15 minuti.